Le prenotazioni delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e il pagamento da lunedì 16 settembre nel territorio siracusano potranno essere effettuati anche nelle farmacie con un servizio che integra per le prenotazioni il sistema pubblico degli sportelli CUP e per il pagamento ticket quello degli sportelli CAS dell'azienda, l'Ottomatica e Paco PA con online. Gli utenti avranno così la possibilità di scegliere se usufruire anche delle farmacie che aderiscono alla convenzione per prenotare visite specialistiche ed esami diagnostici erogati sia dalle strutture sanitarie pubbliche che da quelle private convenzionate. Assieme al presidente di Federpharma abbiamo firmato un protocollo che prevede che le farmacie diventano anche CUP, per cui centro unico di prenotazione che prima era solo concentrato solo nei nostri locali, da oggi gradualmente arriveranno ad essercene più di 100. Ovviamente le farmacie hanno iniziato ad aderire, tutti i paesi avranno quindi un CUP e siccome le farmacie funzionano sostanzialmente tutti i giorni dell'anno, perché come voi sapete sono loro parte del servizio pubblico, la gente potrà prenotare o disdire la prenotazione in qualsiasi momento e da qualsiasi città della provincia di Siracusa. Noi abbiamo già avviato un programma di screening che prevede tre screening, quello alla cervice uterina, quello alla mammella e quello al colon retto. Purtroppo le adesioni a oggi non sono elevatissime, allora con alcuni sindaci della provincia e con alcune associazioni abbiamo iniziato una grande collaborazione per fare capire l'importanza dello screening. I cittadini devono sapere che tutte queste prestazioni che si fanno per lo screening sono nel loro interesse, perché prevenire significa salvare la vita, e in secondo luogo che sono tutte prestazioni gratuite, per cui tutta la popolazione che rientra nella fascia di età target, che facilmente potranno individuare o sapere tramite i centri screening o anche il medico curante, tutte quelle prestazioni che forniremo per questo motivo sono tutte assolutamente gratuite, per cui chiediamo e ringraziamo anche voi per questa possibilità di diffondere questo messaggio, perché significa salvare la vita di tanta gente.